sia che lo si condivida, sia che lo si critichi, va letto, no? E quindi ho avuto, se non altro, un incentivo in più per leggere questo libro. La prima cosa che mi viene da dire su questo libro è che, più che chiamare degli economisti e discuterne, forse bisognerebbe invitare degli esperti di comunicazione di massa, perché a me la cosa che mi ha colpito di più è che questo libro sta ricevendo un'attenzione a livello mediatico che è impressionante. Da quando studio economia non ho mai letto, non ho mai visto un libro di economia così citato, così discusso a livello di media. Allora, la prima domanda che mi sono posto è perché questo libro così tanto successo, no? È un libro di 900 pagine in italiano, in versione inglese sono 600 pagine di testo più 150 pagine di tabelle più le note. Ne hanno parlato tutti, è stato invitato, come è stato detto prima, addirittura alla Camera dei Deputati. Il giorno dopo andava in Germania per presentare a Francoforte la versione tedesca, è stato invitato nei talk show ed è stato anche preso un po' in giro da qualche rivista di economia, magari non accademica, ma comunque una rivista di economia, tant'è vero che si è parlato appunto di Piketty mania, come la mania dei Beatles, no? Allora, dobbiamo cercare di capire intanto perché questo libro ha così tanto successo. Allora, i motivi sono quelli che ho provato a scrivere, no? Forse indietro non si riesce a leggere, ma lo dico adesso anch'io a parole. Allora, un primo motivo che secondo me spiega perché questo libro sta riscuotendo così tanto interesse è perché negli ultimi 20-30 anni circa, in tutti i paesi ricchi si è registrato un incremento della disuguaglianza. In realtà questo andamento non è così, comune a tutti i paesi. Ad esempio, l'unico paese, c'è in realtà un unico paese in cui per 30 anni di seguito, dalla metà degli anni 80 ai primi 2000, la disuguaglianza è cresciuta, e questi sono gli Stati Uniti d'America. Negli altri paesi questo non è successo, o se è successo è successo per un periodo più breve. Ad esempio in Italia, al di là della retorica sulla disuguaglianza che leggiamo tutti i giorni, i dati ci dicono che la disuguaglianza in Italia, la disuguaglianza nei redditi, è cresciuta in un decennio molto particolare, dalla metà degli anni 80 alla metà degli anni 90, dopodiché ha un andamento sostanzialmente stazionario. Con questo non voglio dire che la crisi o altri fattori non stiano avendo un impatto sulla distribuzione delle risorse, ma questo lo si valuta e lo si è valutato in termini di andamento della povertà, in particolare della povertà assoluta, che è fenomeno diverso da quello della disuguaglianza. La Francia, ad esempio, che è il paese da cui proviene Piketty, è un paese che in quei 30 anni, a cui prima ho fatto riferimento, ha registrato un incremento della disuguaglianza solo in un decennio su tre. E però il dibattito americano occupa dello spazio. Quindi il primo motivo è questo, il fatto che nell'ultimo trentennio si sia registrato un incremento, seppure non comune a tutti i paesi, della disuguaglianza. Accanto a questo il rallentamento della crescita. Piketty si occupa di crescita e di disuguaglianza, ma credo che un altro elemento che ci è utile per capire perché questo libro è così tanto discusso e al centro del dibattito di politica economica in America, possiamo dire un'altra cosa. A me ha colpito molto vedere circa un anno fa, esattamente un anno fa, il 4 dicembre 2013, che il presidente degli Stati Uniti d'America Obama ha fatto un discorso pubblico intitolato sulla mobilità economica. L'oggetto era lo studio della disuguaglianza e della mobilità, e quello che Obama in sostanza ha sostenuto, l'ho riscritto, sono le parole di lui, di Obama, le tendenze combinate della crescente disuguaglianza, della mobilità sociale decrescente, pongono una minaccia fondamentale al sogno americano. Ad un tratto gli Stati Uniti d'America si sono accorti, in realtà gli economisti lo sapevano già da 15 anni, che però non è tantissimo, gli americani si sono accorti che la loro società, oltre che essere più diseguale di quella europea, è anche meno mobile, nel senso che conta molto in che famiglia si nasce, conta molto l'occupazione, il titolo di studio e il reddito dei genitori, più che in altri paesi. Bene, immaginatevi che in Italia, che so, il nostro Presidente della Repubblica faccia un discorso a reti unificate sul tema della disuguaglianza e della mobilità dei redditi. Difficile immaginarlo. Obama l'ha fatto. E questo quindi contribuisce a spiegare il motivo per cui si discute tanto di questo libro. Eppure, fino a poco tempo fa, anni 90, anni 80, della disuguaglianza se ne parlava molto poco. Quindi è anche importante, a mio parere, recepire questo segnale, questo messaggio, no?
Di disuguaglianza si parla adesso, anche se, come dicevo prima, almeno per quanto riguarda l'Italia, il decennio incriminato, tra virgolette, se non ci piace la disuguaglianza, è già passato, non sono già, è già 20 anni che è passato quel decennio. Eppure, dicevo, c'è stato un periodo in cui della disuguaglianza se ne parlava molto poco. Ho cercato un pochettino, una cosa me la ricordavo, le altre invece l'altra l'ho cercata. Ci sono alcune frasi di economisti, insomma, che hanno un certo peso. Il primo, Robert Solow, premio Nobel per l'economia, ha compiuto 90 anni quest'anno. Nel 60 diceva: la distribuzione del reddito, si riferiva agli Stati Uniti d'America, è un aspetto della vita economica che cambia lentamente, quando cambia. Addirittura un altro economista non accademico, Henry Aron, è passato alla storia, oltre per i contributi che ha dato all'analisi economica, per aver detto che seguire l'evoluzione della distribuzione del reddito americano è un po' come guardare crescere l'erba. Ti sembra che non cambi niente. L'ultima citazione è il titolo di una lezione che Tony Atkinson, che è il più grande studioso vivente della disuguaglianza, ha tenuto alla Royal Economic Society in Inghilterra nel 97. Bene, quello che leggete è il titolo della sua relazione, che tradotto in italiano potrebbe forse essere detto così: tiriamo fuori dal frigorifero un tema, quello della distribuzione del reddito, che per troppo tempo è rimasto confinato in quello spazio, no? Come se gli economisti, quindi figuriamoci i politici, non si occupassero del problema. Bene, veniamo invece a Piketty. Quali sono le domande che si pone in questo libro? Sono domande che prendono un certo peso, un certo spazio. Il processo di accumulazione capitalistico conduce inevitabilmente ad una concentrazione della ricchezza in poche mani e quindi ad una maggiore disuguaglianza? Oppure, al contrario, le forze della crescita, della concorrenza, del progresso tecnologico portano ad una maggiore armonia delle classi sociali? Come si sono evoluti i redditi e ricchezza nell'arco di 2 secoli? Quali lezioni derivare per il futuro? Sono domande da $1 milione, no? E quindi con queste domande evidentemente l'autore ha creato anche grandi aspettative, e non mancano risposte da $1 milione in questo volume. La tesi di fondo di Piketty qual è? L'anticipo, poi ovviamente ci ritornerà sopra anche Pier Giorgio, ma l'anticipo perché, diciamo, fa da sfondo a tutto il volume. La tesi di fondo è questa, che all'interno del sistema capitalistico, all'interno di un sistema economico fondato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, quindi il capitalismo, è in atto una forza di divergenza destabilizzante molto forte, che deriva da questo fatto. Deriva dal fatto che il rendimento del capitale, quello che gli economisti chiamano tasso di interesse, la remunerazione del capitale, che Piketty chiama R, introduco subito questa simbologia, non userò più delle altre, ma ce lo porteremo dietro, R, quindi ripeto, la remunerazione del capitale può essere significativamente maggiore per lungo tempo del tasso di crescita reale dell'economia, che lui chiama G. Il tasso di crescita reale dell'economia misura in sostanza in ogni anno in moneta il volume dei beni e dei servizi che vengono creati. Bene, se R è maggiore di G, cioè se la remunerazione del capitale, il tasso di interesse, supera il tasso di crescita, bene, dice Piketty, questo comporta che l'economia sia su di un sentiero di lungo periodo che porta verso una crescente disuguaglianza nel reddito e nella ricchezza. È una tesi, insomma, piuttosto impegnativa, no? Cosa si può fare? Si potrebbe tassare il reddito da capitale in modo da far scendere il rendimento sotto il tasso di crescita. Quindi, se R è molto maggiore di G, o comunque se R è maggiore di G, potremmo cercare di abbassare R, cioè il tasso di interesse, tassando il reddito da capitale. Però, dice ancora Piketty, se lo si fa in modo massiccio e discriminato, si rischia di spegnere il motore dell'accumulazione e di abbassare ancora di più la crescita. E quindi la soluzione che lui propone è quella di una imposta sul capitale. Sul capitale inteso in senso ampio, vedremo dopo in che senso, di tipo però progressivo, ossia tale per cui al crescere della ricchezza la percentuale che il contribuente deve pagare allo Stato è via via sempre più alta. Questo aiuterebbe, dice, a contenere la crescita illimitata delle disuguaglianze, che oggi aumentano a un ritmo insostenibile nel lungo periodo. Bene, questa è la tesi di fondo. La tesi di fondo è tutta qui. Si tratta adesso di ragionarci un pochettino sopra e vedere come Piketty articola il discorso.
Il libro è strutturato in questo modo. Ho pensato, preferito descrivere proprio anche la struttura del libro, perché forse a volte questo libro viene discusso partendo subito dalle critiche o dai commenti positivi e negativi, mentre invece sarebbe, credo, più utile a fini informativi, espositivi, intanto spiegare come è strutturato e cosa dice Piketty, poi dopo passiamo ai nostri commenti. Quindi il libro è diviso in quattro parti. Una prima parte che è più terminologica, anche se dà conto dell'evoluzione demografica del sistema capitalistico dalla rivoluzione industriale ad oggi. La seconda parte invece si concentra sull'evoluzione di lungo periodo di alcune grandezze, il capitale, lo vedremo dopo definito in che senso, il reddito nazionale, sempre con una prospettiva addirittura plurisecolare. La terza parte riguarda invece la distribuzione personale del reddito e della ricchezza di lungo periodo. Questa parte, su cui adesso mi concentrerò, occupa quasi metà del libro, quindi è la parte più importante, non solamente a mio parere, ma perché evidentemente è lì che Piketty, diciamo, ci mette molto, della ricerca che ha fatto. Questo è un libro che di fatto riassume parte della ricerca che ha fatto Piketty in un progetto quindicennale di 15 anni, in cui assieme a due grandi studiosi, il primo l'ho già citato, Tony Atkinson, che appartiene ad una generazione precedente, appartiene alla generazione dei padri, diciamo, i padri scientifici di Piketty, e l'altro invece è Emmanuel Saez, un altro economista francese molto giovane. Piketty è giovanissimo, è nato nel 72, quindi ha 42 anni, no? È difficile trovare un economista così giovane che scriva un'opera così voluminosa, no? In genere queste cose sono cose che si fanno, che chi è capace di farle, quando si è più avanti con l'età. La quarta parte invece riguarda le proposte di policy. Bene, qualche altra precisazione per quanto riguarda il metodo che usa Piketty, perché sono aspetti molto importanti, su cui poi ritornerò più avanti. Le fonti statistiche che usa Piketty sono abbastanza peculiari, singolari, sui generis. Perché? Perché Piketty, a differenza della maggior parte degli studi sulla disuguaglianza che vengono fatti, usa dati di origine fiscale. Quindi cerca di valutare la disuguaglianza di lungo periodo del reddito e della ricchezza, utilizzando non dati di origine campionaria che derivano da survey, da indagini che vengono fatte tipicamente in ogni paese da l'Istituto Nazionale di Statistica o la Banca Centrale. Ad esempio in Italia, Banca d'Italia e Istat, in Europa Eurostat, effettuano indagini campionarie in cui si sottopone un questionario ad un campione di famiglie, che evidentemente deve essere significativo in termini, deve essere rappresentativo in termini di significatività dell'intera popolazione. L'uso di questi dati ha qualche problema per l'obiettivo che si pone Piketty, perché non permettono di fare analisi secolari, e quindi lui usa dati fiscali, perché per alcuni paesi, in realtà molto pochi, ad esempio non per l'Italia, i paesi a cui fa riferimento lui sono la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, la Svezia, la Germania, ma non si va tanto più in là, sono paesi che permettono di avere, di conoscere le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti a partire dal 1800 o giù di lì, e quindi permettono analisi secolari. Questa metodologia non l'ha inventata Piketty, l'ha inventata un grande economista statistico, Simon Kuznet, che è il padre della contabilità nazionale, un economista americano, che negli anni 50 si occupava per la prima volta di questo problema. Però queste tecniche erano rimaste un po' nel cassetto, e quindi Piketty le ha recuperate. Il motivo per cui viene data preferenza ai dati fiscali, cosa che fa appunto Piketty, deriva sotto un primo profilo, per quello che vi ho detto poco fa, ossia i dati fiscali permettono analisi secolari. L'altra fonte statistica, ossia dati da indagini campionarie, non lo permettono. La seconda motivazione importante, che vedrete tra poco, è decisiva nel suo tipo di analisi, è che i dati fiscali permettono di intercettare meglio i redditi dei contribuenti molto, molto ricchi. Perché? Perché, ovviamente, scontando il problema dell'evasione, ma su questo magari ci ritorniamo, mentre i dati fiscali sono dati che riguardano la totalità dei contribuenti, nell'altra fonte statistica possibile che Piketty non usa, cioè indagini campionarie, tipicamente i redditi dei ricchi non emergono abbastanza. Ci sono problemi che gli statistici chiamano di non reporting o under reporting. In che senso? Nel senso che i ricchi tendono a rispondere di meno degli altri individui ad un questionario, per quanto anonimo, che viene sottoposto da
una società che fa indagini per conto di Istat o per conto di Banca d'Italia. Gli americani, di fronte a questo problema, sovradimensionano il campione per quanto riguarda i soggetti più ricchi. In molti altri paesi questo non si fa e quindi con indagini campionarie, non quindi con qualcosa, con una fonte statistica diversa da quella che usa Piketty, c'è il problema che non è possibile andare a studiare i redditi dei cosiddetti straricchi, mentre invece l'obiettivo di Piketty è anche e soprattutto questo. Infatti la terza terzo riferimento che vedete, questo World Top Income Database, costituisce appunto questo dataset che Piketty ha costruito in maniera originale attraverso ovviamente l'aiuto di altri studiosi e che è stato quello utilizzato per fare questo tipo di studi. Un'altra precisazione, cosa si intende per reddito e ricchezza? Allora, un economista sa cosa vuole dire, no? E che differenza c'è, magari non un economista no, quindi ancora qui due parole per richiamare questa distinzione. Il concetto di reddito è un concetto di flusso, mentre invece il concetto di ricchezza è un concetto di stock. Pensate alla ricchezza come un patrimonio, la ricchezza che possediamo in termini di case, terreni oppure ricchezza finanziaria, mentre invece il reddito è quello che riusciamo a produrre ogni anno con il nostro sforzo, a fronte del quale ci stanno retribuzioni. Quindi il reddito è un flusso, la ricchezza è uno stock. Bene, la definizione di reddito che assume Piketty in questo libro è una definizione molto particolare, è il reddito a fini fiscali. In che senso particolare? Particolare perché il reddito a fini fiscali è un reddito prima dell'imposta, ma anche prima dei trasferimenti pubblici che si ricevono dallo Stato se questi sono esenti dall'imposta. Sì, quando io faccio la dichiarazione dei redditi, ovviamente non dichiaro quei redditi che sono esenti dall'imposta. In Italia, facciamo degli esempi, gli assegni familiari, l'indennità di accompagnamento, le pensioni di invalidità civile. Per un ricco ovviamente questi redditi non rilevano perché non ci sono, ma per un soggetto di reddito medio e reddito basso, sì. Questa però è una scelta metodologica che ha fatto Piketty. Così come nella dichiarazione di redditi non rientrano quei redditi tassati separatamente, che implica che per i paesi a cui Piketty si riferisce evidentemente una parte dei redditi da capitale non emerge. Perché? Perché in Italia, ma così anche in altri paesi, buona parte di questi redditi sono tassati separatamente. Se abbiamo un conto corrente in banca, percepiamo un interesse, su quell'interesse paghiamo un'imposta, che però non è l'imposta sul reddito, cioè l'IRPEF, ma un'imposta proporzionale che viene incassata direttamente dalla banca sull'interesse che percepiamo. Quindi un primo aspetto importante su cui ci ritornerò alla fine è che il reddito che viene assunto come nozione da Piketty è in sostanza dato dai redditi, dal lavoro e dal capitale, ma prima delle imposte, prima dei trasferimenti pubblici. I termini capitale e ricchezza sono usati come sinonimi del Piketty, quindi per capitale o ricchezza lui intende, quello che dicevo prima, la somma della ricchezza immobiliare e della ricchezza finanziaria. L'ultimo aspetto, anche qui importante, la misura della disuguaglianza che Piketty usa è una misura sui generis, non così comune. Chi studia economia, che magari ha studiato queste, conosce questi argomenti, sa che c'è una batteria di indicatori che tutti gli economisti usano, indici statistici molto noti, l'indice di Gini, la curva di Lorenz, altri indicatori statistici che vengono usati anche per misurare la concentrazione dei pesci in un lago, ma che possono essere usati anche per studiare la disuguaglianza. Bene, lui fa una scelta invece radicale, fa studiare la disuguaglianza misurando la quota del reddito complessivo, della ricchezza complessiva che va al 10% più ricco della popolazione, all'1% più ricco della popolazione, allo 0,1% più ricco della popolazione. Quindi si concentra su una fascia molto limitata della distribuzione di redditi della ricchezza, quella che però comprende i soggetti più facoltosi, più ricchi. Scusa, le pensioni dove sono? Le pensioni sono dentro il reddito perché sono redditi assimilati. Sono forse per i trasferimenti. Sono trasferimenti, ma sono, non sono esenti da IRPEF, quindi trasferimenti pubblici esenti da IRPEF, no? Quindi in Italia ovviamente le pensioni di vecchiaia, di anzianità o comunque quelle forme di trattamento previdenziale di tipo contributivo rientrano nella base imponibile dell'IRPEF e quindi sono contenuti dai dati Piketty. Altre forme di pensioni, tutte quelle assistenziali, invece non ci sono.
Allora, qui avevo preparato altre tre tabelle che però non le vediamo, allora ne faccio vedere una sola, ma forse è meglio così. Allora, cominciamo. La quota che va alla, alla proporzione di popolazione più ricca, ma una quota definita, tipo all'1%, 5%, 10% di popolazione più ricca, ma una quota definita, tipo una, 10 milioni che, di reddito che vanno tra finanziario e capitale, che vanno alle, all'1%, 5%, 10% di popolazione più ricca, dato che non è ben definita la quota di popolazione, sarà definita la quota di reddito. Non sarebbe meglio fare un tuo? Provo a spiegarmi questa figura. Facciamo una nota di metodo. Sì. Nota metodologica, facciamo fare prima le relazioni e dopo chi ha domande se le segna, facciamo il dibattito, domande alla fine, che sennò magari si vedrà. Allora, questa figura ci mostra l'andamento della disuguaglianza nei redditi nell'arco di 110 anni e mostra che tanto negli Stati Uniti d'America come in Europa, negli Stati Uniti ha il tracciato blu scuro, la disuguaglianza misurata dalla quota di reddito complessivo, vengo al punto che hai sollevato, la quota di reddito complessivo che va al decile più ricco mostra un andamento a 1. Quindi in sostanza vediamo che nel 2010 il 10% più ricco della popolazione americana possiede circa il 50% del reddito complessivo, un valore che è all'incirca simile a quello di prima della prima guerra mondiale, mentre invece negli anni della, successivi alla seconda guerra mondiale questa quota era molto, era molto calata sotto al 35%. Quindi in sostanza questa figura ci mostra che cosa? Ci indica che è in atto una concentrazione del reddito molto forte presso rispetto al decile più ricco, e questo fenomeno che vedete si sta trascinando da circa un trentennio, da circa 20 anni. Andiamo avanti. Ci sono i top income, ci sono gli straricchi anche in Italia. Sì, questo è un esempio con nome e cognome, tanto per non fare nomi, così vi in mente, no, chi sono i top income in Italia. Nello 0,01% dei contribuenti più ricchi nel 2000, quindi questa è una quota veramente piccola del 10% più ricco, perché lo 0,01% ci stanno chi? Imprenditori di successo, ci stanno top manager, ma ci sono anche star dello spettacolo, dello sport, perché il fenomeno dei top income, con questa espressione si intendono gli straricchi, potremmo dire i paperon dei paperoni, ci sono anche persone che 30, 40, 50 anni fa non c'erano. Quindi figure assolutamente nuove, no? Che Piketty chiama working rich, cioè ricchi che lavorano. L'idea è che nella quota più ricca della popolazione non ci siano solamente i rentier, i paperon dei paperoni che si trastullano sui dollari e non lavorano. Ci sono anche persone che lavorano, lavoratori dipendenti effettivamente sui generis, ma i fini fiscali risultano così. Quindi oltre che Tronchetti Provera, Armani, Donatella Versace e Berlusconi e Tremonti, ci stanno anche Ronaldo, qualcuno forse se lo ricorda, Battistuta, Cristian Vieri, Maldini, Inzaghi, Marcello Lippi, Francesco Totti. Non è italiano. Perché i super manager, perché in sostanza queste persone guadagnano così tanto? La tesi di Piketty è che guadagnano così tanto perché da un lato dagli anni 80 in poi sono state abbassate le aliquote d'imposta sui redditi più alti in tutti i paesi, e hanno fatto da apripista Reagan e la Thatcher, quindi i governi americani e inglesi. Dall'altro perché si può forse invocare il termine norme sociali, e con questo termine Piketty intende il fatto che è come se la collettività fosse meno avversa alla disuguaglianza. Evidentemente abbiamo attraversato un periodo storico in cui non ci scandalizzavamo poi così tanto se magari il reddito di Marchionne rispetto a quello dell'indipendente medio della Fiat stava in un rapporto di 401. L'ordine di grandezza che vi do è vero, è veritiero, no? Mentre invece magari 50 anni fa il rapporto poteva essere, che so, di 41, 51, no? Per quanto riguarda invece la disuguaglianza nella ricchezza, quindi attenzione, Piketty studia entrambe le cose, cosa succede? Beh, qualcosa di simile, no? Nel senso che vedete, c'è un andamento soprattutto per gli Stati Uniti d'America, non proprio a U, ma comunque negli ultimi 20 anni, negli ultimi 20-30 anni c'è un aumento di nuovo della quota di ricchezza che va al decile più ricco.
anche se notate gli ordini di grandezza sono molto maggiori. Guardate, nel 2010 al decile più ricco in termini di ricchezza, quindi di stock patrimoniali, va il 70% della ricchezza complessiva, ok? Quindi un valore quasi doppio di quello che abbiamo visto prima per quanto riguarda la disuguaglianza nei redditi. E veniamo alla figura che questa è la figura più importante del libro, perché da questa figura Piketty teorizza quello che ho provato a dirvi prima leggendo proprio le sue parole. Ossia, in questa figura vediamo, ci possiamo concentrare sulla metà di destra di questa figura, dai primi dell'Ottocento, si può vedere che il tasso di interesse, la remunerazione del capitale, il tracciato rosso più scuro, è stato costantemente maggiore. Se escludiamo un periodo, circa i 30 anni che Piketty chiama i 30 gloriosi, ossia dagli anni 40 del secolo scorso fino agli anni 70, quindi il secondo dopoguerra, la ricostruzione, la ripresa dell'economia, insomma un periodo molto importante, la nascita dei sistemi di welfare state. Se escludiamo questo trentennio, che Piketty considera quasi alla stregua di un accidente storico, in cui si inverte questo differenziale, quello che la figura ci dice, e questa è una regolarità empirica che Piketty registra, non è che se la sia inventata lui, la remunerazione del capitale è sempre stata maggiore del tasso di crescita dell'economia. E in base a questa relazione, Piketty dice che è verosimile che se questa relazione continuerà ad esistere, ed è quello che si verifica, no? Un ventennio, un trentennio, siamo destinati, il sistema capitalistico è destinato a seguire un sentiero in cui la disuguaglianza economica in senso lato sarà sempre più alta. Un altro aspetto molto importante del ragionamento di Piketty, provo adesso a stringere perché ho forse dedicato troppo tempo alle prime slide, un altro aspetto importante del discorso di Piketty è che nella formazione del capitale, nell'accumulazione di capitale, un peso molto importante è dato dall'eredità. Dice Piketty, ci stiamo incamminando su di un sentiero di capitalismo patrimoniale, in cui il patrimonio si mangerà il lavoro, in cui il passato tende a divorare il futuro. Queste sono parole di Piketty, in questo senso quindi è come se il sistema capitalistico desse un ruolo molto importante ai lasciti ereditari, perché sono un elemento molto forte di trasmissione intergenerazionale della disuguaglianza. Ma allora, se così è, a che pro lavorare duro se si può migliorare la propria posizione di molto sposando una ricca ereditiera? Questa è un po' la frase di Piketty. La seconda invece è quella di Bora Milutinovic, che non è un economista ma un attore di calcio, ma l'ho riportata perché mi piaceva molto. Nascere poveri è una sfortuna, sposarsi una povera è da sciocchi. Lui usava una parola un po' più forte di sciocchi, no? Ma comunque il concetto è questo. Allora, è sempre una donna. Milutinovic vive in Qatar e ha sposato una donna messicana, non so se è ricca, però è passata alla storia perché ha allenato 5 nazionali di calcio e 4 su 5 le ha portate al secondo turno, quindi insomma non è poi così male come allenatore, non è un allenatore serbo. Allora, questo è un po' il quadro che si dà a Piketty, no? Per quanto riguarda l'andamento della disuguaglianza anche nella ricchezza. Questo è un altro grafico che a me ha colpito molto, è relativo alla Francia, e dice, misura qual è la quota di patrimonio ereditato. Allora, attenzione, lì Piketty si fa prendere un po' la mano, perché vedete, arriva fino al 2090, no? Si era fatto prendere la mano anche prima, per la verità, perché vedete, in questa figura c'è una proiezione al 2100. Quindi allora siamo del 2014, difficile fare proiezioni, no? Soprattutto perché c'è ancora un secolo. Quindi se escludiamo, diciamo, l'ultimissima parte di destra, rimane comunque il tracciato rimanente, in cui R è maggiore di G, no? Tasso di interesse maggiore del tasso di crescita dell'economia. In questa figura vediamo come nel 2010 circa il 65-70% del patrimonio possiede mediamente un francese è ricevuto in eredità. È un dato impressionante che a me colpisce molto, sono dati ovviamente che prendiamo per buoni, perché ci dà forse un qualche segnale, un qualche input della tesi di Piketty, ossia che ci stiamo incamminando verso una forma di capitalismo patrimoniale.
qui c'è una frase che è inutile che leggiamo perché ci porti via del tempo. Vengo adesso a mettere il dito sulla piaga. Allora, questa diseguaglianza, tasso di interesse maggiore di tasso di crescita, maggiore del tasso di crescita dell'economia, è davvero la madre di tutte le disuguaglianze? Allora, qui entra in campo anche l'economista. Allora, nessun modello teorico ci dice questo, no? Un economista che a livello anche magari forse non undergraduate ma postgraduate sa che la teoria economica, quando si studia la dinamica efficiente di un sistema economico, anche di libera concorrenza, non associa a questa diseguaglianza R maggiore di G, una disuguaglianza crescente, calante oppure costante. Sono necessarie altre condizioni perché si verifichi quello che Piketty prevede o quello che è successo. Condizioni che sono non campate per aria, sono riscontrabili nella realtà, ma che Piketty lascia nel cassetto. E quindi sotto questo punto di vista è, diciamo, a mio parere, poco soddisfacente. Quali sono queste altre condizioni? Che il reddito da capitale sia molto concentrato, più che reddito da lavoro, che i ricchi risparmiano più dei poveri, ossia che abbia una propensione al risparmio maggiore, che anche questa è una condizione che si registra nella realtà, e che le eredità abbiano un certo peso. Se questo non succedesse, tuttavia, la tesi di Piketty perde molto della sua forza. Io ho fatto un esempio numerico, ma lo lasciamo stare perché non avevo tempo e quindi mi fermo qui. Scuso Pier se sono andato. Mi piace vedere 50 slides da presentare, ma non le presenterò. E parlerò invece di quanto mi era stato assegnato. Tanto buonasera a tutti. Vediamo qua cos'è. Io vi farò solo vedere alcune cose. Intanto volevo fare, diciamo, delle precisazioni. Il lavoro di Piketty è sostanzialmente il lavoro che lui ha fatto, lui ha fatto un grosso lavoro nel 2001, è uscito questo libro sull'analisi della proprietà francese, un lavoro fatto, pubblicato in Francia, che non credo che sia stato pubblicato né negli Stati Uniti, né, insomma, in inglese né in italiano. È il lavoro del 2001, no? Questo libro francese, basta. È solo in francese. E poi sostanzialmente c'è questo articolo, e lui da questo articolo ha espanso questo libro, perché è questo articolo che è uscito sulla QJI, no? Che è l'articolo fondamentale in cui lui esprime. Quindi già questa è una critica, cioè questo libro si poteva molto condensare, più che 900 pagine si poteva raccogliere, perché in effetti è molto discorsivo, è molto, lavora molto attorno ai concetti, anche si è divertito a riprendere Jane Austen o Balzac, insomma, per... Il capitale che lui usa, passiamo subito al contenuto. La definizione di capitale, diceva Stefano, è una definizione come equivalente a quella di ricchezza nel linguaggio comune, non è la definizione di capitale propriamente inteso in economia, quando si parla di capitale sostanzialmente, però è una definizione ugualmente, come dire, legittima e però su questa definizione, quindi sul calcolo, sui numeri che lui presenta, è stato anche criticato anche su questo, perché la definizione di capitale o di ricchezza che usa Piketty include, appunto, lo vedremo tra un attimo, tutte le assets, come si dice, tutte le proprietà che sono di capitale finanziario, di capitale, chiamiamolo industriale, cioè quello propriamente intero, più il capitale fondiario e quindi anche il capitale immobiliare. E questo naturalmente presta il fianco a... bisogna dire però che
Tutto questo è valutato al netto dell'indebitamento, delle liabilities. Quindi il capitale, la ricchezza posseduta, non include il debito, l'indebitamento, e questo è un fatto molto. Io brevemente parlerò di questa dinamica del rapporto capitale-reddito, ovvero di quella che si chiama la distribuzione funzionale, no, del reddito. Stefano parlava della distribuzione personale, cioè quando nel dibattito comune si parla della distribuzione del reddito, ci si riferisce fondamentalmente a quella funzionale, a quella personale. Qui parliamo adesso un attimo di quella funzionale, cioè quanto nella contabilità nazionale va al fattore lavoro e quanto va al resto, che sarebbe il capitale, che sono le rendite, i profitti, tutto il resto, no? E poi menzionerò brevemente alcune critiche per dare un po' di sale alla presentazione. Non mi voglio dilungare su queste. Ora, c'è una legge, lui definisce alcune leggi fondamentali, perché gli piace utilizzare questa terminologia, che è anche una bella terminologia, poi riprende molto i classici dell'economia, i classici anche, e le chiama leggi perché dice queste sono valide, come dire, nel tempo e indipendentemente dal regime specifico, quindi sono state valide nel 700, nell'800, sono valide nel 900, sono valide oggi. Questa, che è la prima, dice sostanzialmente che la quota del reddito nazionale che va a quello che chiamiamo il capitale, cioè tutto quello che viene agli individui come remunerazione, non per le loro prestazioni, ma insomma solo per il fatto che possiedono qualcosa, questo è il capitale. Possedere qualcosa ti rende qualcosa, questo ti dirò, è sostanzialmente proporzionale a che cosa? Al tasso di rendimento, l'interesse, che può essere la rendita, che può essere, e a che cosa? Al rapporto capitale-reddito. Questo dice è una identità contabile, cioè risulta semplicemente, però non è propriamente così, come dice Piketty, cioè lui sostiene che sia un'identità, ma non è esattamente solo un'identità. Questo cosa vuol dire? Facciamo, guardate, i numeri sono molto semplici. Se il reddito medio pro capite, diciamo, dell'Italia oggi è 30.000 euro, 40.000, quello che è, qui nell'esempio, se al reddito della capitale va il 30%, vuol dire che 9.000 euro di questi 30.000 vengono dal capitale. Se ogni cittadino in media, com'è lo stock di capitale oggi in Italia, possiede 6 in media, perché qui parliamo di reddito per capita, il rapporto capitale-reddito è di 6 oggi in Italia, in Francia, in Inghilterra, vuol dire che in media ogni cittadino possiede 180.000 euro di capitale tra tutti. Questo vuol dire che il rendimento, facendo i conti, il rendimento medio è 5%, e così è in effetti, per questo Piketty arriva a questa affermazione che tutto sommato, quindi facendo tutti i conti, alla fine è il 5%, ma ci sono delle ipotesi. Ora, ci sono due cose che dobbiamo guardare per guardare Piketty e leggerlo senza angoscia, no? La prima è il prodotto o il reddito. Allora, gli economisti usano queste due cose in modo intercambiabili, non sono esattamente la stessa cosa né a livello individuale né anche a livello nazionale, perché il prodotto nazionale, il reddito nazionale devono tenere conto dei residenti all'estero, eccetera eccetera. Comunque a livello globale poi sono la stessa cosa. Quello che lui mostra in questi due grafici, che cos'è? Uno è come è stato l'andamento del prodotto, come si è suddiviso tra le aree continentali. Nel 1700, naturalmente sono stime basate su dati Madison e altro, ma vuole mostrare sostanzialmente che la quota che andava all'Asia dal 1700, che era, vedete, il 60% del prodotto totale, sta tornando a crescere, mentre quella europea, che era all'inizio più bassa e cresciuta per un lungo periodo, adesso sta tornando a calare. E quella dell'America, che naturalmente era all'inizio molto bassa perché
nel Settecento era ancora una colonia, sostanzialmente per America poi si parla del continente. Questo invece è l'andamento della popolazione del mondo, e quindi si ha che sostanzialmente il prodotto pro capite sta tendendo a... Si è persa il grafico. Il prodotto pro capite, che all'inizio era molto simile tra le aree continentali, molto vicino, si è allontanato. La grande divergenza che c'è stata nel secolo XX oggi tende a riavvicinarsi, cioè il prodotto pro capite dell'Asia si sta riavvicinando, dell'Asia e anche dell'Africa si sta riavvicinando a quello europeo-americano. Quindi questo lascerebbe pensare che ci sono delle forze nell'economia mondiale che tendono a una convergenza, ma appunto quello che poi fa Piketty è dice queste forze della convergenza nel prodotto, quindi nel reddito, sono invece controbilanciate dalle forze che tendono a invece ad una divergenza nella distribuzione, perché questo reddito si va concentrando nelle mani di sempre meno gente. E qui veniamo alle differenze, alla distinzione dello stock di capitale. Dicevo prima, ci sono tanti tipi di capitale che Piketty fondamentalmente racchiude in quattro categorie. Uno è quello che chiamiamo il capitale propriamente inteso, insomma il capitale finanziario, quello degli industriali, quello dei capitalisti, quello che le azioni, tutto questo è chiamato domestic, cioè interno. Poi a questo aggiungiamo il capitale estero, ma che è dello stesso tipo. E questi sono i due tipi di capitale su cui l'economia, gli economisti, la teoria economica ha sempre ragionato. A questo aggiungiamo però perché? Perché producono reddito in definitiva. Questo è il motivo per cui Piketty li include nell'analisi della ricchezza, che sono la terra e il capitale immobiliare, cioè le case, insomma. E questo è l'andamento, per esempio, per la Gran Bretagna, questo è per la Francia, questo è per la Germania. Allora, come vedete da questi grafici, la terra, che naturalmente nel Settecento rappresentava la grossa parte del capitale, la rendita era la grossa parte, è andata naturalmente diminuendo, sparendo praticamente. Il capitale propriamente detto, questo è espresso in rapporto al reddito, quindi lo vedete come stock espresso in rapporto al reddito, è aumentato in tutta la fase grossa dell'età d'oro industriale. Vedete la fase in cui il capitale propriamente detto aumenta enormemente. Questa è la Gran Bretagna, ma lo stesso vale per la Francia, lo stesso vale per la Germania, dopo guardiamo gli Stati Uniti. E poi c'è il capitale immobiliare, che per tutto il periodo è rimasto sostanzialmente sull'ordine del 100%, equivalente al reddito nazionale, e poi solo nell'ultimo periodo tende ad aumentare. E questo però, come argomenta nel capitolo finale, questo è stato uno degli effetti del capitalismo che abbiamo conosciuto anche noi in Italia, degli anni 50, 60, 70, in cui è stato possibile per i ceti medi acquisire un capitale immobiliare, anche se di dimensioni, che ha trasformato una classe di proprietà, persone, di individui con un reddito medio in piccoli capitalisti, perché tanti, per esempio in Italia, tanti sono proprietari di abitazione, anche se una sola, anche se di residenza. I piccoli rentier, che però genera un reddito, perché dobbiamo considerare che anche se noi non godiamo di questo reddito, lo dichiariamo nella dichiarazione di reddito, cioè è un reddito implicito il possedimento di una, il possesso di una abitazione. Questo, l'altra cosa da notare qual è? Che l'aveva già mostrata Stefano in un grafico diverso, che cos'è? Che il rapporto tra lo stock di capitale, tra il capitale di un'economia e il reddito,
vedete, si mantiene altissimo, al 7 volte tanto, per tutta una fase che arriva alla prima guerra mondiale, dopodiché crolla. Però qui bisogna dire, il crollo avviene già con la guerra. È un crollo fisico, è un crollo di capitale fisico. Il capitale viene distrutto con la prima guerra, a cui fa seguito la depressione e a cui fa seguito la seconda guerra mondiale. Una distruzione di capitale fisico, una dissipazione di capitale enorme, perché a questo si accompagna anche la morte di molte persone che quindi non riescono, la perdita dell'eredità, quindi sostanzialmente c'è una dispersione di uno stock di capitale enorme che porta il valore dello stock, questa è la Francia, ma vedete l'Inghilterra non è diversa, la Francia, la Germania che ha la guerra più di tutti, con una distruzione enorme, vedete il capitale tedesco arriva a due volte tanto il reddito nazionale. Eppure questa è la distinzione tra capitale pubblico e privato, dove si mostra che il grosso della variazione è nel capitale privato, non nel capitale pubblico, che resta. E questo invece sono gli Stati Uniti. È importante guardare gli Stati Uniti perché la storia degli Stati Uniti è diversa ed è quindi una storia di un capitalismo diverso. Il rapporto tra capitale e reddito resta sempre molto più basso, il che fa anche dire molto meno concentrato, ma anche perché i tassi di crescita degli Stati Uniti sono più alti, anche se qui si parla dell'intero periodo. La terra ha la quota importante all'inizio, ma poi perde di importanza, però anche negli Stati Uniti si registra un aumento della quota del reddito immobiliare. Però la grossa differenza qual è? Che negli Stati Uniti non si ha quell'andamento costante altissimo fino alla prima guerra mondiale e la distruzione successiva. È un andamento completamente diverso, vedete. Anzi, delle due forse si può dire che è stato crescente. Lo stesso vale per il Canada. Ecco. A questo Piketty aggiunge sostanzialmente una postilla. Guardate che in questo capitale, però, per gli Stati Uniti c'era anche il capitale umano, non nel senso moderno, gli schiavi. Gli schiavi erano capitale perché erano un bene detenuto dai capitalisti che veniva acquistato e venduto esattamente come un macchinario. E il capitale, la forza lavoro schiavistica non è una componente indifferente dello stock di capitale americano, vedete nel primo periodo rappresenta circa una volta 100% del reddito nazionale. Nel 1800 in America, negli Stati Uniti c'erano 5 milioni di abitanti, 1 milione erano schiavi, quindi giusto per darvi un'idea, quindi erano posseduti da una parte della popolazione. Stefano diceva gli scenari che le proiezioni che Piketty fa sono un po' azzardate, però sono utili perché le proiezioni sono utili soltanto per dire guardate che se le cose continuano così come sono state negli ultimi 50 anni allora succederà questo, non è detto naturalmente che succederà questo. Però qui c'è, per esempio, facendo le somme di tutti i paesi che considera, eccetera, eccetera, arriva questa stima dello stock di capitale del mondo in rapporto al reddito del mondo, almeno dal 1870, per avere dentro i dati tedeschi. Cosa emerge? Allora emerge che c'è stato un trend, un livello molto crescente fino alla prima guerra mondiale, c'è stata una distruzione di stock e un abbassamento di questo rapporto, fin dopo, alla seconda guerra mondiale in cui ha raggiunto un minimo. Dopodiché lo stock di capitale ha ricominciato a ricostituirsi. Ora, naturalmente la serie è osservata fino al 2010 e dice se questo trend continua cosa succederà? Che arriveremo a dei valori che non abbiamo mai avuto in precedenza. Di per sé non sarebbe un problema perché qui arriviamo al ragionamento sulle critiche e al perché Piketty dice giustifica questo andamento.
Secondo Piketty tutto questo si verifica, come diceva Stefano, perché il tasso di rendimento è maggiore del tasso di crescita. Ma c'è un'ipotesi sotto. Perché questo avvenga, non è sufficiente che il rendimento sia... Se tutti fossero capitalisti, se ogni singolo individuo che ha un reddito da lavoro avesse anche un reddito da capitale, non ci sarebbe concentrazione, no? Se tutti fossero capitalisti. Quindi perché quella condizione produca diseguaglianza, ci deve essere una concentrazione nel reddito, non nella ricchezza, che poi genera concentrazione nella ricchezza. Concentrazione nel reddito da capitale. Allora, Stefano già accennava a, tutto nasce dal fatto che c'è una divisione del reddito tra capitale e lavoro. Ma non è quello il dramma, cioè, ma questo lo aveva già detto Marx, appunto, non è quello il dramma che ci sia un reddito da capitale e un reddito da lavoro, perché è ovvio che i beni capitali rendono un loro reddito, un loro rendimento che è reddito per chi lo percepisce. Il problema è che il reddito da capitale va a pochi, quello è il problema, non che ci sia un reddito da capitale. Il problema è che va a pochi, ma non lo dice Piketty, è una ipotesi implicita, è implicita, perché tutto questo, vabbè. Le critiche, questi sono gli andamenti speculari dei due, delle due tipologie di reddito tra capitale e lavoro, vedete, il reddito da lavoro diminuisce, il reddito da capitale aumenta. Per inciso, perché il reddito da lavoro diminuisce? Non è anche questo un funzionamento solo per il funzionamento dell'economia, è naturale che è l'operare delle forze del mercato, cioè è l'operare dei capitalisti contro i lavoratori, dello scontro sociale, del conflitto sociale che c'è sulla l'appropriazione del cosiddetto surplus, no? Come si diceva un tempo. Questa è la quota del capitale nei paesi ricchi che negli ultimi 30 anni si vede è aumentata significativamente, ma anche se non in modo, però insomma questo è l'andamento. Le critiche, qui volevo fare più che altro riprendere la, giusto perché sennò il discorso viene, diventa troppo lungo, qui vabbè sono. Ora, ci sono alcune critiche, adesso senza lasciar perdere, lasciamo perdere anche le slides, ma ci sono alcune critiche importanti che sono state fatte a questo libro. Secondo me la più importante forse è che alcune delle conclusioni che Piketty raggiunge, qui arriva, insomma, non sono necessariamente esplicitate, non che non siano giustificate, non sono esplicitate, come questa che menzionavo, cioè dire, ma questo non inficia però l'argomento e nessuna delle critiche che io ho letto, mi sembra, arrivi a sostenere che sostanzialmente i risultati di Piketty sono sbagliati, nessuna. E quindi questo è un fatto importante. Ora, bisogna anche dire che Piketty non ha nessuna pretesa teorica, ha solo la pretesa di dire questa è l'evidenza, questa è la regolarità empirica, dobbiamo farci i conti. Tra l'altro, arrivando a dire, ne parleremo di nuovo tra un attimo, quando parla di che cosa fare per invertire la tendenza, se qualcosa si può fare, arrivando a dire... Sì, quando la regolarità empirica ci dice che il rapporto tra capitale e prodotto cala, quando il tasso di rendimento è inferiore al tasso di crescita, è perché c'è stato un intervento delle politiche pubbliche, ad esempio. Cioè, in sostanza dice, non è ineluttabile che questo succeda. E questo è un messaggio importante del paper. Poi, ci sono alcuni passaggi che... effettivamente si giustificano solo se queste ipotesi vengono esplicitate, come ci sono alcune ipotesi sul rapporto capitale-prodotto, su come questo si deve evolvere, ma secondo me la critica più importante è quella che si può riassumere in quello che già ho accennato, già dicevo prima, o
assumiamo che il, assumiamo nel senso che ipotizziamo che il reddito da capitale sia concentrato così come è nella realtà, ma non è necessariamente così, così come sia concentrato nelle mani di pochi, quindi i percettori di questo reddito sono pochi, questo reddito siccome ha un rendimento maggiore, insomma, se io non devo investire tutto quello che, non devo consumare tutto quello che ricevo da questo reddito, lo investo, il mio capitale aumenterà sempre di più. E l'ipotesi non è affatto peregrina che chi ha un reddito da capitale lo investa, è perfettamente plausibile e legittima, ma è quello che succede. E allora questa è l'ipotesi: la concentrazione dei possessori, dei percettori di quel reddito porterà ad una concentrazione sempre maggiore nella ricchezza, nel reddito prima e nella ricchezza da capitale, nella ricchezza cioè nel capitale poi. Qui ci sono anche degli esempi numerici, vabbè. L'ultima cosa, in termini di critiche, manca il conflitto sociale in questo libro. Questa è una critica che qualche marxista gli ha fatto, ma sono questi marxisti anglosassoni che la prendono da un punto di vista un po' particolare. Ma manca il conflitto sociale, cioè è il conflitto sociale che è all'origine della divisione tra reddito da capitale e da lavoro, non è... Perché? Perché c'è una divisione netta all'origine, il capitalista non è il lavoratore. Allora se noi potessimo ipotizzare una situazione, naturalmente sarebbe un esercizio astratto, perché non è stato... in cui il lavoratore è capitalista, cioè possessore del capitale, probabilmente il risultato sarebbe diverso. Ma allora, però questo genera un conflitto, cioè la diminuzione della quota del reddito da capitale non è avvenuta per caso. Perché hanno cominciato ad aumentare i redditi da capitale negli anni Ottanta? Ma c'è stata una deliberata politica, prima negli Stati Uniti, poi in Inghilterra, qui ha fatto seguito in Europa, la diminuzione della tassazione dei redditi da capitale è stata sistematica. Se noi diminuiamo, e i dati appunto lo confermano, se noi diminuiamo la tassazione del capitale, il capitale continua ad aumentare. E siccome questo è nelle mani di pochi o di meno, questo qua. Allora, il conflitto bisogna tirarlo fuori, bisogna esplicitarlo, perché fa parte allora della, questa almeno è la mia, fa parte di del cosa bisogna fare, esplicitare questo conflitto nel senso di... Allora, bisogna ridare più ruolo al lavoro sul totale prodotto. Perché il prodotto deve essere diviso in questo modo? Il lavoro è sempre più schiacciato, globalizzazione, competizione, e il capitale è sempre più libero di appropriarsi di queste quote. La legislazione dei paesi lo aiuta, non interviene, e quindi si va verso una sempre maggiore diseguaglianza. Ok, io mi fermerei, se vuoi ti ridò la parola sostanzialmente. Ma comunque poi adesso sono già le 7:15, possiamo forse già discutere cosa facciamo. Ma alcune cose forse bene a raccontare. Sulla quarta parte. Sono 10 slide, non faccio presto. Finiamo un quarto d'ora, poi facciamo le domande. Sì, anche meno di un quarto d'ora. Tutta la quarta parte del volume di Piketty è prima si parlava di Marx, adesso dobbiamo parlare di Lenin, che fare? Allora, la quarta parte è introdotta così: regolare il capitale del XXI secolo. Ora, l'attacco di quella parte è quella che leggete: lo strumento ideale per evitare una spirale della disuguaglianza senza fine, attenzione ai termini, no? È molto enfatico, no? Questo è lo stile non di uno studioso, ma di un giornalista, di uno scrittore. Lo strumento ideale per evitare una spirale di diseguaglianza senza fine e per riprendere il controllo della dinamica dell'accumulazione sarebbe un'imposta mondiale progressiva sul capitale.
un'imposta sul capitale così definita a livello mondiale è senza dubbio un'utopia. Allora, vediamo in che senso, no? Discute questi aspetti, che però sono importanti. Questa parte del libro è la più debole, secondo me, perché affronta dei temi che invece meriterebbero molta più attenzione. Soprattutto perché poi è stata la parte in realtà più recepita forse dai media, no? L'idea che Piketty propone una tassazione patrimoniale, allora è il secondo Marx, il nuovo Marx, no? Perché chi è di sinistra propone di tassare, no? L'altro giorno, effettivamente, quando ero alla libreria della COP, in via Orefice, ho visto che a fianco della pila del capitale di Piketty c'era il capitale di Marx, quindi forse qualche... ma almeno nell'interpretazione del luogo comune c'è questa... Allora, in questa parte cosa fa Piketty? Dice in sostanza, prima una cosa, dovremmo forse ripensare il sistema di protezione sociale, i sistemi di welfare state nel XXI secolo, perché? Perché l'espansione dei bilanci pubblici che si è verificata negli 30 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale non è più pensabile, non è più possibile, anche perché la crescita economica che allora era stata molto, molto potente è ripetibile. Mi ero dimenticato prima di dire, anche per Giorgio non l'ha detto, ma magari siamo studenti di economia, un economista lo sa, ma chi non ha studiato economia no. L'intuizione è molto semplice, che sta alla base del fatto che G, il tasso di crescita dell'economia, sia basso, deriva da questo. Allora, da cosa dipenderà il tasso di crescita dell'economia? Da due cose fondamentalmente: da quanto cresce la popolazione e da quanto cresce la produttività media del lavoro, no? La torta si ingrandisce o se ci mettiamo più cuochi a prepararla, oppure se la produttività di ciascun cuoco aumenta, ok? Allora, la storia ci dice che tassi di crescita dell'ordine del 3, 4, 5% che erano successivi alla Seconda Guerra Mondiale oggi non sono più pensabili, sia per il calo demografico, sia per un problema di produttività media del lavoro stagnante. Allora, se è necessario ripensare il welfare state, dice Piketty, o cerchiamo di riformare due comparti importanti della spesa pubblica, la spesa per istruzione e la spesa per la previdenza, oppure pensiamo alle imposte, all'altro lato del bilancio pubblico. Allora, su questa parte che io ho letto con grande interesse, perché è una parte molto interessante, quando parla dell'istruzione Piketty accenna al problema di se l'istruzione si è rivelata effettivamente un driver per aumentare la mobilità sociale oppure no. Dato che i dati ci dicono che questo purtroppo non si è verificato, sì, il livello di istruzione è aumentato mediamente, ma questo non ha favorito una maggiore mobilità tra le classi sociali, no? Oggi chi è figlio di operaio va all'università con molta meno probabilità di chi è figlio di una famiglia borghese. Bene, allora lui accenna a questi aspetti, parla del problema del costo dell'istruzione superiore, in particolare cita alcuni esempi clamorosi, no? Harvard, in cui uno studente undergraduate di economia, non solamente di economia, spende solamente come tasse universitarie $38,000 all'anno. Se ci aggiungiamo anche le spese di vitto e alloggio, saliamo intorno ai $55,000 all'anno. Aggiunge anche che la famiglia media che manda il figlio ad Harvard ha un reddito familiare intorno ai $450,000, che vuol dire top 2%. Questo ci dà un'idea, no, dell'elite, della spesa per istruzione privata, in questo caso americana. Il caso europeo è diverso, quindi possiamo adesso lasciarlo stare, e comunque non è il tema rilevante per lui. Parla anche di sistemi previdenziali, ma anche su questo non dice tanto, anzi dice anche troppo poco, perché nell'affrontare le prospettive di sistemi pensionistici accenna ad una riforma, quella svedese, che ha introdotto il criterio contributivo, senza citare quella italiana, che è quella che ha ispirato la riforma svedese, ma vabbè, questo glielo perdoniamo. Veniamo invece al punto, no? Allora, che proposte fa Piketty in termini di tassazione? Due proposte forti. La prima, ripensare l'imposta sul reddito, quindi l'imposta personale sul reddito concepita già ormai da diversi decenni, almeno in Italia, da circa un secolo in Francia e in Inghilterra, con modalità progressive, quindi un'imposta che percentualmente gravi di più sui ricchi e meno sui poveri. Ripensare cosa vuol dire? Ripensare vuol dire aumentare essenzialmente le aliquote marginali d'imposta sui contribuenti che hanno un reddito più alto. Questo perché? Perché a suo parere
è proprio stata in relazione al calo della tassazione, al calo delle aliquote marginali di imposta sui contribuenti più, sui contribuenti più ricchi, che nei paesi anglosassoni si è verificato questa forte ascesa, crescita delle retribuzioni di soggetti che rientrano nel decile o nel percentile più ricco della distribuzione. Quindi tra questi anche i top manager. Quindi solamente una tassazione più elevata, come quella in vigore prima degli anni 80, può essere utile allo scopo, e qui fa delle proposte anche concrete, no? Propone un'aliquota ottima sui contribuenti che hanno un reddito altissimo, pari all'80%. Tanto per darvi un'idea, in Italia l'aliquota massima che si applica oltre i 75.000 euro di reddito imponibile è il 43%, e questo anche negli altri paesi, no? In Inghilterra, quando andò al governo la Thatcher, abbassò l'aliquota massima dal 60 al 40, Blair la lasciò ferma per 10 anni, poi alla fine il primo ministro successivo a Blair, non mi ricordo Brown. Più, Gordon Brown, la aumentò al 50, poi i governi conservatori di Cameron l'hanno abbassata al 45, adesso stanno pensando di ribassare di nuovo al 40. Quindi vedete, le scelte politiche in materia di tassazione del reddito possono avere un impatto molto forte, e secondo gli studi di Piketty, ma non solamente i suoi, possono anche determinare una crescita stratosferica in alcuni casi, come è successo in America e in Inghilterra. È un fenomeno che riguarda soprattutto i paesi anglosassoni, non i paesi dell'Europa continentale. Può determinare una crescita molto forte delle retribuzioni dei top manager. La seconda proposta, però, che è quella più forte, è quella di introdurre un'imposta sul capitale onnicomprensivo, quindi un'imposta sul capitale inteso in tutte le sue forme, come diceva prima Pier Giorgio, quindi capitale fisico, le macchine, no? Il valore delle macchine, quindi il capitale nel senso marxiano, ma anche il capitale immobiliare e il capitale finanziario. Questa imposta dovrebbe essere progressiva, e quindi con aliquote crescenti, anche se dovrebbe gravare su il patrimonio più elevato. Quindi Piketty immagina una struttura delle aliquote, come vedete, spero che almeno davanti si legga, di questo genere: fino a 1 milione di euro non si paga niente, da 1 milione a 5 milioni, da 1 milione a 5 milioni di euro l'1% e sopra 5 milioni 2%. Il gettito stimato è molto piccolo, 2% del PIL. Tanto per darvi un'idea, in Italia l'IRPEF è pari circa al 10-11% del PIL, quindi questa sarebbe una proposta che Piketty è molto esplicito, avrebbe soprattutto la funzione di ridurre quel benedetto differenziale R maggiore di G, non tanto di produrre gettito. Darebbe un segnale ed produrrebbe anche effetti in termini di redistribuzione del reddito. Il problema è che questa imposta è un'imposta che dovrebbe essere evidentemente introdotta a livello coordinato sul piano internazionale, mettendo d'accordo tanti paesi. Ora, questa è una figura che ci dà un'idea di quanto il prelievo sul patrimonio immobiliare e finanziario nei paesi ricchi sia molto differenziato uno dall'altro, no? L'Italia è in mezzo, vedete, il peso del patrimonio, il peso della la tassazione sul capitale in Italia non è particolarmente elevata. Perché? Perché fondamentalmente grava sul patrimonio immobiliare e poco più. Ovviamente c'è anche una tassazione sui redditi di attività finanziaria, ma questa tassazione non è così elevata come succede in altri paesi, e comunque non ci sono imposte globali come quella che avrebbe in mente Piketty. L'applicare questa imposta comporterebbe problemi di coordinamento, non solamente in termini politici, ma ovviamente anche informatici, tecnici, no? Perché si dovrebbe evidentemente costituire si dovrebbe poter contare su una struttura efficiente, su un'anagrafe tributaria efficiente, no? Che funzioni a livello anche comunitario. Piketty, consapevole che questa proposta è una proposta utopica, dice: beh, si potrebbe cominciare dall'Europa. In Italia una proposta di questo tipo in quale contesto impatterebbe? Cioè, tanto che non si parte da zero, ma qual è la situazione italiana? Allora, ho provato a sintetizzare brevemente quello che è la nostra situazione. In Italia
con l'introduzione dell'IMU nel 2012, con l'eliminazione dell'esenzione sulla prima casa, che era stata decretata inizialmente da Berlusconi, si è aumentato di nuovo la tassazione immobiliare sul patrimonio immobiliare, e ora oggi l'Italia è su valori molto simili a quelli medi europei. Mentre invece è molto bassa l'imposta di successione. Rispetto ad altri paesi in cui c'è una grande tradizione, come ad esempio l'Inghilterra, in Italia l'imposta di successione è molto bassa, anche perché è stata abolita dai governi, dal governo di centrodestra, è stata reintrodotta dal governo Prodi nel 2006, ma con una franchigia molto alta. Attualmente l'imposta di successione grava solamente oltre 1 milione di euro lasciati in eredità, con un aliquota del 4%. Si potrebbe aumentare, aumentarla? Qui ovviamente entriamo nel campo delle opinioni. La mia opinione è che potenziare la tassazione del patrimonio sarebbe un'operazione corretta, auspicabile sia sul piano della teoria economica per quanto riguarda l'efficienza, ma anche sul piano dell'equità. Il problema è che è una forma di tassazione che probabilmente darebbe un gettito molto limitato, e quindi anche l'effetto redistributivo sarebbe contenuto. Tuttavia si potrebbe fare qualche cosa. Ad esempio investire questo gettito in una forma di redistribuzione ex ante, ossia non dopo che il mercato del lavoro ha prodotto i suoi risultati in termini anche di disuguaglianza, ma prima che il mercato operi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire usare questo gettito per ad esempio contrastare l'abbandono scolastico, costruire più asili nido, costruire più biblioteche. Qui ovviamente ognuno può fare la sua proposta, però l'idea è che si potrebbe intervenire con queste forme di tassazione, ammesso che si possano introdurre, influenzando quella che viene chiamata redistribuzione ex ante. Vado avanti e concludo. Allora, concludo, ma con 5-6 slide. I meriti sono tanti. I meriti principali sono che Piketty ha per la prima volta studiato congiuntamente disuguaglianza nelle reti della ricchezza, e ha studiato un fenomeno molto particolare, top income, che hanno però spiegano molto della storia degli ultimi 30 anni. Quali sono i limiti? Allora, il limite un primo limite di carattere metodologico ha a che fare con il problema della misura. Studiare la disuguaglianza secolare è un fenomeno complesso, se lo si vuole interpretare, ma è complesso anche da misurare. Alcune critiche velatamente ve le avevo già comunicate quando avevo detto che il dataset che usa Piketty è solamente costituito dai dati di origine fiscale, non usa altri dati di fonte campionaria, così come usa una sola misura della disuguaglianza, peraltro molto particolare, la quota di reddito complessivo o di ricchezza complessiva, che va al 10% o all'1% della popolazione. Veniamo ad altri aspetti, a mio parere, più delicati, più critici del libro di Piketty. La critica che mi sento di fare è che Piketty si è fatto un po' prendere la mano e cerca di delineare delle leggi fondamentali del sistema capitalistico, deducendo da quello che è successo negli ultimi 30 anni, peraltro solamente in alcuni paesi, non in tutti, forze che guiderebbero la nostra economia. Lui si riferisce ai paesi ricchi, non al mondo, ai paesi ricchi, da qui alla fine del 2000. Una seconda critica che mi sento di fare è che se si volesse effettivamente valutare in termini anche di lungo periodo la disuguaglianza nei redditi, bene, forse il concetto di reddito più rilevante da assumere come riferimento non è il reddito prima delle imposte, ma il reddito disponibile, cioè dopo le imposte e dopo i trasferimenti, perché è quel concetto di reddito che approssima meglio il concetto di tenore di vita, no? Il nostro benessere da cosa dipende? Non solamente dal nostro reddito di lavoro, ma anche da, se abbiamo un handicap, dalla pensione di invalidità. E questo evidentemente non è possibile con l'analisi di Piketty. Terzo problema fondamentale, il ruolo dell'eredità. Quanto è grande? Andiamo verso veramente un capitalismo di tipo patrimoniale? Allora, qui le domande sono domande importanti a cui non ho mica una risposta, però credo che uno dei meriti del libro è che forse stimolerà ricerca su questi aspetti, no? I ricchi sono ricchi perché hanno ereditato o perché si sono fatti da soli? Le dinastie patrimoniali esistono veramente oppure no? Allora, lui ci dimostra che
in Francia sembra che effettivamente esistano, no? Però i dati francesi potrebbero essere anche sconfessati da analisi fatte per altri paesi. Il problema è che nel libro di Piketty questo non c'è. La Francia con la rivoluzione francese ha permesso di effettuare analisi secolari con una, evidentemente una amministrazione finanziaria efficiente. Non è così per altri paesi, non è così nemmeno per l'Inghilterra, figuriamoci per l'Italia. Però il problema è questo, no? Piketty a un certo punto, per fare l'esempio di un rentier, porta il caso della figlia del fondatore de L'Oréal, Lilian Bettencourt, che non ha mai lavorato un giorno della propria vita e guadagna un sacco di soldi. Allora, Lilian Bettencourt rappresenta il rentier, no? Il capitalismo patrimoniale. Bill Gates forse no. Allora, in Italia ci dovremmo forse porre lo stesso problema, no? I figli di Berlusconi forse assomigliano più alla Bettencourt, ma Berlusconi, almeno da quello che si sa, non era ricco di famiglia, no? Quindi forse assomiglia più Bill Gates. Faccio una battuta, no? Però il problema c'è, no? Il problema di credo che una domanda forte che Piketty lanci, un problema che solleva è questo: esistono oppure no le dinastie patrimoniali? Ed è questo che quindi credo che vada studiato. Gli ultimi due slide sono queste. Manca qualcosa in questo libro, anche se ha 900 pagine. Manca una teoria politica della disuguaglianza. Allora, non è che noi ce l'aspettiamo di Piketty, che è un economista, però non è in grado di sviluppare una teoria politica della disuguaglianza, deve stare attento quando dice che un'elevata e crescente disuguaglianza mette a rischio la democrazia, perché qual è la soglia di disuguaglianza oltre la quale la democrazia viene meno? La sua è semplicemente un'opinione, non è un argomento, no? Non è un'opinione argomentata. Manca qualcos'altro forse di più importante per un economista. Ad esempio, non parla mai di disuguaglianza di genere tra uomini e donne, mentre invece negli ultimi 30-40 anni il forte incremento dell'occupazione femminile ha avuto degli effetti sulla disuguaglianza non banali, dato che le evidenze empiriche ci dicono che ci si sposa tra simili. Le donne che vanno a lavorare, che prima non lavoravano, in realtà sono coniugate o convivono con un uomo che ha un reddito medio alto, che anch'esso lavora, e quindi paradossalmente l'incremento dell'occupazione femminile, che per molti versi può essere ovviamente auspicabile, potrebbe produrre effetti negativi sulla disuguaglianza, ossia farla aumentare. Ci sono studi che mostrano questo. Su questo Piketty non dice niente. Chiudo con mia opinione, ma la mia opinione è questa. Dunque, se mi si chiedesse un sistema capitalistico ha una propensione naturale a generare disuguaglianze, la mia risposta è sì, ma forse non tanto perché R maggiore di G, no? Perché siamo diversi in un sistema economico che si fonda sulla proprietà privata dei mezzi di produzione in termini di salute, abilità, impegno, preferenze e così via. Credo che l'importante sia però anche sottolineare che la crescita della disuguaglianza non è ineluttabile, no? Non è ineluttabile perché le scelte pubbliche possono avere un ruolo. L'ultima slide, e questa ve la infliggo perché mi sono divertito. Dunque, nei talk show italiani Piketty è stato magari rivoltato come un calzino, ma nei talk show americani succede di molto peggio, no? C'è un talk show di satira politica che si chiama Colbert Report, in cui c'è quel conduttore che nell'intervistare Piketty, questa è un po' la logica forse del capitalismo, che so, ha inventato anche già la t-shirt R maggiore di G. E la cosa che a me fa più ridere è quella pubblicità che vedete a sinistra, l'ultima frase, no? Stephen Colbert. Quindi allora lo leggo, no? Aiutate Steven a dimostrare che il tasso di rendimento sul capitale R è in maniera duratura, è sempre stato in maniera duratura più alto del tasso di crescita dell'economia G. E per questo di qui la maglietta R maggiore di G. Come Steven dice sempre, i ricchi diventano più ricchi e i poveri dovrebbero essere messi nella condizione di tale di diventare ricchi anch'essi. Quindi vedete là, il punto di vista è un po' paradossale, no?
prima di passare alle domande, due questioni tecniche. Chi è che ha il foglio con le mail? Lì? Ok, fatelo, se qualcuno non ha ancora avuto modo di scriverlo, fatelo girare da chi non è ancora. E la seconda questione è che se siete interessati ad avere una copia della nostra rivista, potete andare da Raffaele alza la mano, e a offerta libera. Ora lascio la parola a Lucio per la domanda. Ragazzi, vista l'ora, un paio di domande e poi la chiudiamo, perché partono i treni e i relatori ci hanno già dato molto del loro tempo. Se c'è qualche domanda, prego. Una curiosità. Esiste qualcosa di simile dal punto di vista dei dati per altri paesi non occidentali, sovietica, eccetera, eccetera? C'è una interazione tra l'economia di questi paesi, io credo, e anche questi andamenti? Io ho visto l'effetto della guerra, non so, è una pura curiosità. Perché... Perfetto, c'è qualche un'altra domanda? No, allora facciamo rispondere i due professori. Ma dunque, non mi risulta che allora, il kit libro di GPT ovviamente no, ma anche nelle ricerche che sono state fatte da studiosi che si occupano di distribuzione del reddito, i paesi ex socialisti sono sempre stati analizzati a partire da dataset, da fonti statistiche che hanno un lasso di tempo che è nell'ordine dei 40-50 anni. Quando i regimi socialisti sono caduti, molti studi ad esempio hanno messo in evidenza che la disuguaglianza nel reddito era minore in quei paesi, le politiche erano più egualitarie, la fine di quei regimi ha comportato un incremento della disuguaglianza molto forte, ma analisi di tipo secolare come quelle che ha effettuato Piketty non mi risulta che ci siano per quei paesi che erano fondati su un sistema economico non capitalista. Grazie mille. Ringraziamo il professore, grazie a voi, alla prossima.